Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Willy J. Ed oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online con un nuovo episodio delle gare folli dopo tantissimo tempo ragazzi. Niente, siamo su questa gara che è GTA ragazzi, da quello che ho capito. Ecco, da quello che ho capito continueremo ad esplodere violentemente. E da quello che ho capito appunto dobbiamo scendere. Ci saranno tipo delle rocce sospese, una roba del genere ragazzi. Comunque qualcosa di veramente assurdo. Quindi vediamo un po', dobbiamo scendere dal Monte Cilia. Della gara era GTA e io ho lasciato GTA. Quindi scendiamo dalla montagna ragazzi. Cioè qualcosa di assurdo, guardate un po' qua. Ma io c'ho la macchina che va a fuoco o sbaglio? Sì ragazzi, c'ho la macchina che esplode. C'ho la macchina che esplode e non me ne ero accorto. Veramente fantastico. Cioè, guardate che cazzo di gare, cioè... Boh, non è più una gara, è un crash test questo. Cioè, proprio... Dobbiamo crashare le macchine. Ecco la mia Zendorno. Ho sbagliato a prendere la Zendorno, ragazzi. La Zendorno, prima che si gira, ci mette 12 anni. E il bello che lo so, ma io continuo a prendere la Zendorno, quindi... Boh, vediamo se riesco. Qua sono anche ultimo, penultimo, una roba del genere. Ecco, sono esploso male, non so il battuto motivo perché sono esploso. Vabbè, sono atterrato di punta, però è stata un'esplosione violenta. Me la immaginavo meno violenta, la vediamo. Uno si era fermato, si era bloccato, non so cosa ha fatto. E comunque ragazzi, appunto, vi voglio dire semplicemente una cosa. Forse sabato non arriverà il vlog per motivi di domande ragazzi. Ci sono pochissime domande, quindi se sabato volete il vlog lasciatemi delle domande. Porca vacca, sta auto che non si gira. Lasciatemi delle domande qua sotto a questo video per il Willy risponde ragazzi. Faccio prima a ricomparire forse o no, perché... E appunto ragazzi, se lo volete lasciatemi delle domande. Porca vacca, sta Zendorno di merda. Nella prossima gara non prendo più la Zendorno ragazzi. Giuro solennemente che non prenderò più la Zendorno in queste gare dove si cappotta spesso. Cioè, guardate, a uno all'ora e non si gira. Madonna mia, regà, madonna mia, che schifo. Che niente, che cazzo fa? Cosa fa? Ah, vabbè ragazzi, ce la facciamo a piedi che è meglio. Prendo il checkpoint e ricompaio. Cioè, qualcosa di allucinante, atroce, perché è impossibile. Io non lo so, boh. Cioè, guardate come cavolo sono rimasto indietro, cioè... sono rimasto indietro veramente... Dai, e non di girare, madonna! Faccio prima a ricomparire, o no? No, no, non faccio prima a ricomparire. Dai, che cavolo! Che cazzo fa? Cioè, ragazzi, si è spenta senza motivo, io non ho parole, boh. Continuiamo comunque questa gara, che è bella come gara, però... Se non sarebbe per la Zendorno di merda, ragazzi, che si cappotta e poi per girarsi ci impiega 2 anni. Adesso abbiamo dei razzi, vediamo un po' di sfruttarli. Adesso io vado piano piano, così vediamo un po' se riesco. Ma non so manco se riuscirò a concludere sta cazzo di gara, perché ho perso veramente un sacco di tempo, ragazzi, per... Allora, andiamo, ok, frena, frena, e niente, ragazzi, qua sta auto... È una cosa allucinante, non so perché la prendo. Vediamo di far esplodere a questo qua davanti con il razzo. Cos'è? Non ho più i razzi? Non ho più i razzi e sono quarto, ragazzi. Qua c'è una rampa e io becco il paletto là. Vai, 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 vai. Ok, mamma mia, ho schivato pure del razzo in volo. Veramente fantastico. Oh, che cazzo? No, mi hanno fatto esplodere prima di prendere il checkpoint. Io non ho parole. No dai, ora riaffrontiamo la rampa. Vediamo, ecco, mi sa che non concluderò, perché quello mi ha fatto esplodere male. E ora io mi schianto su. Dai, no, ma perché, perché, perché? Niente ragazzi, non concluderemo mai questa gara. Ci sto proprio, sto presentimento. Non concluderemo questa gara. Ragazzi, purtroppo sarò l'unico forse a non concludere la gara. Io non lo so. Dai, 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 non girare, madonna mia, ragazzi. Questa Zendorno ha una sterzata che fa schifo. Veramente qualcosa di putrefatto. Ragazzi, vedo il traguardo! Il traguardo è davanti a me, dai! E no, ragazzi, per 5 centimetri arrivavamo al traguardo.
Cioè, non ci credo, mancava veramente pochissimo al traguardo. E va bene, ragazzi, non siamo arrivati. Va bene, andremo a fare un'altra gara per oggi. Ragazzi, e siamo qua con la seconda gara di oggi. È la prima gara con i Sanchez che faccio, mi sembra. E comunque dietro, non so se si vedono, ci dovrebbero essere. Eccolo là, quella mega rampa con i tubi. Io, ragazzi, ho paura fottutamente di quello che potrebbe succedere. Quindi, oddio, ma la gente si schianta sui muri. Comunque, ragazzi, sto avendo veramente dei problemi atroci per invitare qualcuno. Perché, che cazzo è, dobbiamo andare sulle rocce? Oddio, uno è volato e io l'ho preso piano, ragazzi, e ce l'ho fatta. Incredibile, incredibile, ma vero, dai, vediamo, vediamo. Uno ce l'ha fatta passando di sopra, che cazzo è? Oddio, ho ucciso quello, scusami. Comunque, ragazzi, io saluto tutti quelli che stanno giocando con me. Però, ragazzi, come dicevo prima, ho dei problemi assurdi per invitare. Da quando è uscito sto aggiornamento delle rapine, invitare... E che cazzo? Sono rimasto bloccato in un'onda. Che cavolo? Dov'è che spawno? Ma spawno sott'acqua? Ma cos'è sta cosa? Ma che cavolo? Guardate come spawno male. No, ma io... Ragazzi, ditemi se questa non si chiama sfiga. Ora mi superano tutti. Oh, finalmente. Sì, perché se mi superavano tutti, appunto, cioè, era poi veramente qualcosa di disgustoso. Di nuovo, non completare. Andiamo immediatamente di qua. Dai, 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 dai. Qua che c'è una rampa, frena. E vaffan brodo, dai, ce l'ho fatta. Sono rimasto su, non so come. Però andiamo. Dai, dai, come on. Quello si è schiantato contro il carrello della spesa. Comunque, una cosa del genere. E andiamo avanti. Qua adesso c'è tutta una serie di checkpoint semplici. Quello si è schiantato sul palo proprio. L'ha preso in faccia. E qua che cazzo è? Una rampa? Vabbè, semplice, no? Devo saltare la scritta motel. Ok, no, no, il buco no. Ok, epic. Ragazzi, bella gara. Mi sta piacendo, veramente. Però quella rampa piena di tubi mi sa che non mi piacerà tanto, perché io odio i tubi, ragazzi, li odio. Perché... Niente, ragazzi, odio i tubi e basta. Che cavolo, guardate! Basta che ti imballi e ti superano tutti, è qualcosa di allucinante. Non andare oltre la barriera, dove vai? Aspetta, ma che cazzo devo fare? È un casino questa gara, cioè, non ci sto capendo niente, vi giuro. Giù? Dentro la casa, dentro il motel abbandonato devo entrare? Dai, dai. Cos'è? Cos'è questo lag incredibile? Sono secondo per giunta, ragazzi. Quindi not bad. Questo è il primo. E qua c'è la mega rampa. Oddio mio, ragazzi. Ho paura di tutti i tubi. Ho paura di tubi. E quello si è morto, sì. E ora io me la vedrò. Oddio! Madonna mia, ragazzi. No, sono morto male. Perché ora... No, no, cavolo. Cavolo! E vabbè, ora mi schiacceranno i tubi all'infinito. Guarda che... Vai, vai, vai su, vai su, vai su, vai su. Madonna mia, ragazzi, il devasto, il devasto. Niente, ragazzi, mi sa che non ce la faremo mai a fare una roba del genere, vai. Beh, mi sono liberato la strada, però, quindi vediamo se riesco a prendere il checkpoint. Niente, non ce la farò mai perché cado. Sì, è rotolo via con i tubi, ragazzi. Guardate che cosa, è rotolo via con i tubi. È una cosa allucinante. Adesso vediamo un po' se riesco a prendere il checkpoint. Penso che lo riuscirò a prendere. Allora, vabbè. Penso, perché con sti cazzo di tubi che mi respingono. Oh, dai, però mi arrivano tubi ovunque. No, di nuovo sono caduto di sotto io. Ragazzi, una gara veramente... No, ma dove vado? Ma va a cacare. Ragazzi, bella come gara. Mi piace, dai. Non è una gara male, però... Sti tubi, ragazzi... Mi sa che non concluderò in prima posizione, perché c'è uno che ha preso il checkpoint. Non so come ha fatto, ha avuto culo. Io non ho parole, perché i tubi devono aggredirmi. Porca vacca. Abbiamo buonissime possibilità di concludere in prima. Dai, no, 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 no. Vai. E Ant conclude in seconda posizione, ragazzi. Abbiamo concluso in seconda posizione. Veramente bella gara. E adesso andremo a fare... un'ultima gara di oggi, appunto, la terza gara. Vediamo un po' che gara sarà. Ed eccoci qui, ragazzi, con l'ultima gara di oggi. Full Wind 02, ragazzi. Da quello che ho capito in questa gara ci saranno le mod. E come avete visto, non ho preso la Zendorno, ragazzi. Ho preso la mia Turismo R, che l'ho comprata una settimanella fa. E ragazzi, alla fine siamo 5. Oddio, oddio, che cavolo è?
Ma che è? Oh, oh, oh! Ma che cazzo? Che cazzo è successo? Sono diventato una palla. Cos'ero? Volavo. Vabbè, ragazzi, da quello che ho capito ci dovrebbero essere le mod. Infatti, ragazzi, c'è una pala eolica qua. Sì, vabbè, buonanotte. La prima pala eolica mi prende, ragazzi. Che cavolo? Ma che è sto schifo? Ma non riesco. Ma io non ci credo. Non riesco a fare la prima pala eolica. Ah, là ce n'è un'altra. Che cazzo è? Quanti ce n'è? Oddio. Oddio! Che cavolo! Oh! Oddio mio, ragazzi, qua... Cioè, mi sa che... No, niente. Che cazzo? No, 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 vai! Mi hanno rimesso dentro. Grazie, pala eolica, ti amo. Dai, dai, dove devo andare? Vai, vai, superala, superala. No, niente, che cazzo è? Supera la pala e niente, non supera la pala. Io non so perché non supera la pala. Vai! Sì, preso! L'ho preso, ragazzi, l'ho preso, vai! Incredibile, ma vero, ma che cavolo di gara è? Guardate quante pale eoliche! Cioè, ragazzi, le mod arrivano veramente ovunque, ragazzi. Anche nel... Che cavolo! Sono stato sparato in gelo, cadi bene? Ok, benissimo, mi ha preso in volo e mi ha mandato in Australia. Sono esploso, benissimo, ragazzi. Mi ha mandato in mezzo ai canguri in Australia. Che cazzo è, si è acceso la radio random? Dai, faccela, dai, corri. Niente, non corre, no, fa schifo. Cioè, ragazzi, la Zendorno, prima che quando si capotte ci sta mezz'ora. La Turismo va lenta come un cinghiale. Dai, vai! Porca vacca, ragazzi, io non riesco. Non si può andare avanti. Che cazzo è, una cosa incredibile. Va di culo, ecco, mi schiacciano. Oddio. Ecco, mi hanno fatto esplodere. Ma uno è arrivato dall'altra parte del mondo, cioè, come cazzo ha fatto a farlo? No, niente, io non ce la farò mai, perché vedete, mi beccano. Secondo me il trucco è tutto di velocità. Proviamo. Proviamo in tutto di velocità, ragazzi. A 200.000 km orari. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Sì, no, dimmi che l'ho preso. Dimmi che l'ho preso. Dimmi che ho preso il checkpoint, perché se non l'ho preso mi ingazzo, Dimmi che l'ho preso, dimmi... Sì, l'ho preso, ragazzi, fantastico. Meno incredibile, meno male che l'ho preso, se no... Mi sarei potuto ingazzare liberamente. Dai, 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 prendili tutti insieme. Mi sa di no. Che cazzo è? Come ci sono finito qua? Posso fare niente? Non posso fare niente, sono bloccato completamente, cioè... Io non so come sia possibile... Vai, 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 prendi il checkpoint. E l'ho preso, ragazzi. Incredibile, ma vero. Io non ci sto. Ai, no, quello mi ha spinto. Porca vacca, dai che ci sono ancora dentro. Sono ancora dentro, ragazzi. No, no, sì, dimmi che l'ho preso. Forse l'ho preso, ragazzi. Perché ho sentito lo schiocco, sì, l'ho preso. Vai, 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 vai. Incredibile, ragazzi, incredibile, incredibile. No, 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 ti prego, non mi sviscerate. Non mi sviscerate, fammi prendere il check. Madonna mia, qua ci sono pure le turbine, ragazzi, addirittura. Cioè, guardate che quello esplose in aria. Dai, dai, ragazzi, che cazzo è incredibile. Mai fatto una cosa del genere, ecco, mi hanno mandato di sotto, cioè pareva. Guardate qua come mi sviscerano. Dai, no, 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 dai, no, sì, vai, in retro. Vai! Il retro, ragazzi, l'ho preso il retro. Non ci credo. Prima posizione per me. Adesso cosa devo fare? Devo andare indietro. Vabbè, ecco, sì, dai. Stavo dicendo, ragazzi, devo andare indietro. Sembra più facile. E poi mi beccano sull'istante. C'è qualcosa di incredibile. Prendilo! Non ti fermare. Prendi il cazzo di checkpoint che andiamo a concludere questa gara. Oddio, oddio. Che cazzo ho fatto? No, ragazzi, ho fatto qualcosa di fottutamente epico. Il checkpoint è dall'altra parte. Vedrò di farmi dare un passaggio da una pala eolica all'altra parte. Dai, dai, dai. Ok, grazie. Però non mi far esplodere. Cioè, mi sono fatto dare il passaggio, mi ha fatto esplodere, però il bastardo che non è altro. Guarda, guarda. Oddio. Ma qua che cazzo è? Mi mandano indietro. Vabbè, qualcosa di assurdo, ragazzi. Mai fatto una gara del genere. Vai, prendilo! No, mamma mia, il paletto, se ce la faceva a prendere l'ex-equo in due. Che cazzo è successo? Sono stato sparato e vado fuori. Benissimo, come al solito, ragazzi, andiamo fuori. Ma mi sembra che ho preso il checkpoint, quindi non... Ok, l'ho preso, dai. Che cazzo è successo? Ma cosa succede? Cioè, ragazzi, io non riesco a capire cosa sta succedendo in questa gara, cioè... Io... Boh, non lo so, però... Dai, 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 dai. Sì?
Sì, ragazzi, qua adesso è semplice. Oddio. No, 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 no. L'ultima mi ha preso. Io non ci credo, dai. Dimmi che... No, dimmi che mi lasci andare. Dimmi che mi fai... vaffanculo. Cioè, ragazzi, non capiterà mai più una cosa del genere nella vita. Ve lo assicuro io. Lo qua lo devi fare tutto ad un colpo, ragazzi. Tutto là viene rimbalzato. Boom, vola via. Assurdo, ragazzi, fottutamente. Dai, 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 dai. Ecco, ragazzi, si fa così. Tutto di velocità. Cioè, sembra una cosa di culo. Ma se lo fai in velocità, riesci a concludere forse la gara. Boh, proviamo, proviamo. Andiamo. Qua c'è una serie di checkpoint. È il fottuto traguardo, ragazzi. Incredibile, ma vero. Abbiamo tagliato il traguardo in prima posizione. Veramente fantastica gara. Qua, ragazzi, adesso vediamo un po' cosa fanno gli altri giocatori. Come si schiavellano. Eccolo qua, vedete. Ancora sono all'inizio. Cioè, guardate come vengono spattuti in aria. E va bene, ragazzi, io direi che per questa gara, che per questo episodio delle gare folli è tutto, ragazzi. Che dirvi? Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un bel mi piace. Passate dalla pagina di Facebook, che la trovate nella descrizione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi!